Attraverso gli occhi di un ragazzino sfogliamo il libro del calcio. Manca una pagina, strappata troppo presto da una mano perfida, ma il contenuto di quelle righe mancanti è impresso nella memoria di chi pensa che lo sport possa ancora regalare messaggi edificanti. Interpretare il proprio ruolo con lealtà, impegno, professionalità, ingentilirlo con classe ed eleganza innate, far intenerire chi, pur privilegiando il bianco e il nero, ne ha viste di tutti i colori, ottenere il rispetto degli avversari, l'affetto dei compagni e la stima di tutti, evitare la vetrina, la prima pagina, pur essendo grande, farsi ascoltare senza alzare la voce, avere carisma centellinando le parole. Tutto questo ha insegnato in punta di piedi Gaetano Scirea. Ricordarlo ogni tanto quando si parla di Juventus non guasta. Chissà che quella pagina, appallottolata in un cestino, possa essere raccolta e incollata di nuovo. Grande copertina curata da Claudio Icardi. Buonasera, benvenuti a Sportivamente. Buonasera al mio grande fratello Giampiero Galeazzi. Buonasera. E buonasera a Zibi Bonic, grazie di essere venuto qui per parlare di Juventus di ieri, ma inevitabilmente per parlare molto anche di Juventus di oggi. Era giusto e doveroso cominciare con una copertina dedicata a Scirea? Ma penso che avete scelto meglio che poteva essere. E alla Juve di oggi che è successo? È molto difficile spiegarlo. Io penso che forse si è affrontato il problema con troppa leggerezza. Così, guardando da lontano, l'anno scorso Juventus ha avuto 9 punti di vantaggio e non ha vinto campionato. Quest'anno ha cominciato malissimo. Non penso che tutto si può spiegare solo con qualche infortunio o qualche casualità. Penso che qualche problema Juventus ce l'ha. Ecco, allora ricostruiamo con l'aiuto di Francesco Marino questa 3 giorni di Juventus, questa lunga notte abbastanza triste di Atene. Istantanee da 3 giorni terribili. L'attesa, la delusione, la tensione, il concentrato di un crack da consegnare alla storia bianconera. Follie, isteria e tanti saluti allo stile Juve che va a farsi benedire, seppellito da una collezione di cartellini gialli e rossi. Statisticamente un record per la squadra bianconera quando siamo appena ad un quarto della stagione. Ripartiamo da Atene sull'aereo che porta verso Laghi, prova ad esorcizzare documentandosi. Carlo Ancelotti pensa a Zidane e Davids che andranno in tribuna, si aggrappa alle corde del cuore, sicuro che la Juve saprà trovare le risorse ed il rimedio. La vera Juventus quando riesce ad abbinare le doti tecniche alle doti temperamentali. Penso che quando riusciamo ad abbinare tutte e due le cose siamo una squadra forte, che abbiamo rispetto per tutti, però non temiamo nessuno. Parole oggi incredibilmente lontane dalla realtà. Giusta la teoria, la pratica complicata come gli ingorghi del caotico traffico di Atene, famoso oramai quanto il Partenone. La notte della capitale greca sembra fatta apposta per scandire la grande attesa. Una bolgia affascinante e pericolosa allo stadio olimpico. Eccoci, Juventus che non combatte, distratta, ruffona, apre Paolo Sousa, altri 2 gol, finisce 3-1. 8 cartellini gialli, 2 espulsi per la Juventus. Panathinaikos avanti. Bianconeri fuori dalla Champions League, dalla Coppa UEFA, fuori dai miliardi di premi e diritti. È una squadra smarrita nel vuoto, la Juventus, come lo sguardo di Carlo Ancelotti. Ripeto, le sconfitte ci stanno, non ci sta sicuramente a questo tipo di reazione, soprattutto in queste ultime 2 partite. Abbiamo perso un po' di immagine, questo sì. Quella volta nell'83 si perse la Coppa dei Campioni. Stavolta la Juventus ha perduto molto di più. Forse ha perduto la capacità di essere Juventus. Fragilità seppellite sotto gli insulti degli ultra all'aeroporto di Atene. E all'arrivo a Caselle finisce ancora peggio. 3 tifosi contro Zidane, Fonseca, Montero, spintoni, pugni. Diventa una notte assurdamente brutta. Ed il ritorno in Italia è un tiro al bersaglio. Senza risparmiare nessuno, nemmeno Del Piero nel giorno del suo compleanno. Negli spogliatoi blindati da polizia e carabinieri arrivano mazzi di fiori per pinturicchio dalle tribune. Solo insulti, mai sentiti prima. Fine di un amore? Non è giusto ammettere la squadra, l'allenatore. Se non funziona, non funziona perché siamo... siamo tutti quanti nella stessa baracca, quindi è giusto che, diciamo, abbiamo sbagliato. Quanto pesano invece a livello societario i soldi persi? Una malinconia. La contestazione si allunga sulla prima rivincita scudetto con la Lazio. Anche oggi i cori, i verdetti pesanti degli insulti, i petardi.
Già sparano. Tranquillo Carlo, in questo momento sarebbe come sparare sulla Croce Rossa. E diamo la buonasera nel nostro studio di Torino a Vittorio Reggia, inviato di Tutto Sport, da 12 anni segue la Juventus. Vittorio, il tuo giornale, che pure vuole molto bene alla Juventus, è stato durissimo. Tu hai titolato La notte degli orrori, il giornale a 9 colonne, via tutti. Beh, direi che il via tutti interpretava il pensiero di molti, moltissimi, io credo la maggior parte dei tifosi bianconeri che hanno tempestato il mio giornale di email, di fax, di telefonate. Del resto credo che sia questo sia uno dei momenti più bassi della storia della Juventus, non solo per i risultati che sta ottenendo questa squadra, risultati assolutamente deludenti e non in sintonia con quelle che erano state le promesse, gli annunci di luglio, quando la squadra si era ritrovata, non dimenticando, dopo la delusione di uno scudetto perduto. È stata una notte orrenda anche per cosa è successo. Io non mi ricordo, da quando faccio questo mestiere, di aver assistito a un calciatore che picchia un tifoso. Non credo che sia un fatto che possa passare, possa essere dimenticato. A volte la medicina, io l'ho scritto oggi, può essere il tempo, perché facendo passare il tempo si dimentica. Io penso che invece questo sia un fatto grave intorno al quale bisogna ragionare. Io rivedendo Gaetano Scirea, che è stato uno dei giocatori con il quale io ho iniziato a fare questo mestiere, un giocatore che alla fine di un'intervista diceva grazie, e questo non capita più. Anzi, bisogna rincorrere dei ragazzi adesso che guadagnano valanghe di miliardi. Bene, rivedendo Gaetano Scirea, penso che Gaetano Scirea non avrebbe mai tirato un pugno, non avrebbe mai tirato una testata. Vittorio, scusami. Questo è un fatto sul quale io penso che non solo la gente, ma anche i dirigenti della Juventus debbano riflettere. Sì, e io voglio subito il parere di Zibi Boniek. Siamo andati troppo in là? Cioè sono andati troppo in là i giocatori della Juve? Cioè troppa tensione? Che cosa? Ma io direi che in un momento così difficile per la Juventus, se ogni critica è buona, adesso si può accusare di tutto, che i giocatori guadagnano troppo, che picchiano, menano e fanno altre cose. Direi queste affermazioni ho sentito io così, attraverso la stampa, non c'ho argomenti validi per condannare qualche giocatore per comportamento scorretto fuori del campo, però quando regna un certo nervosismo dopo tante partite perse, eliminazione di Coppa Italia e Coppa dei Campioni, qualche problema c'è, qualche comportamento non proprio esemplare può capitare. Giampiero, è cambiata anche la tensione intorno al mondo del calcio nell'arco? No, quella è sempre stata uguale, secondo se giochi per la Coppa Campioni, per il campionato. A me sembra che per la Juventus invece le responsabilità siano a monte, nel senso risalgono già da campagna acquisti assente, ma oggi è inutile che dice che ha comprato Trezeguet, che ha comprato insomma questi giocatori importanti. Per esempio la difesa non ha comprato nessuno. Montero è un buon giocatore, ma ha bisogno di una spalla. Tudor non è cresciuto affatto, il buon Ciro Ferrara si è invecchiato non poco, e credo che i malanni della Juventus nascano proprio dalla difesa, con tutte le colpe che vengono addossate a Van der Sar. Anche perché Zidane e Davids non possono sempre fare i fuoriclasse per tutta la stagione. I miracoli. Quando gioca normale la Juventus gioca non bene. Allora io andrei a sentire un altro juventino della Juventus d'oro, Boniek, è d'accordo? Grazie. Andiamo a sentire il bello Antonio, il grande Antonio Caprini, intervistato dopo la sconfitta della Juventus. Cos'è che non va la Juventus? È mancante di certi elementi che in passato sono stati fondamentali, ma sotto anche l'aspetto direi atletico. Ed è una Juventus che purtroppo senza elementi fondamentali come Zidane, come Davis, purtroppo è penalizzata. Quanto può pesare sotto il profilo psicologico il calo di rendimento di Del Piero anche all'interno di una squadra? Il peso di Del Piero è sicuramente un fardello alquanto importante, un fardello che sicuramente è determinante, lo è sempre stato in questa squadra. Del Piero è sempre stato quello che ha fatto la differenza. Nel momento in cui Del Piero ha un calo di rendimento, sicuramente la Juventus
ne subisce le conseguenze negative. E quanto è difficile per una grande squadra uscire fuori da un momento negativo? Se non dovessi conoscere l'ambiente juventino, potrei dire che il periodo potrebbe essere medio-lungo, però conoscendo l'ambiente io credo che la Juventus non ci metteremo molto a uscire da questo momento. Alla forza, alle caratteristiche e soprattutto alla società che può veramente risolvere i problemi di questa squadra. Cosa occorre alla squadra per tornare la Juventus di Antonio Gabrini? Cosa manca alla Juventus? In questo momento forse manca un po' di consapevolezza dei propri mezzi, la tranquillità, forse un pochino di tranquillità che serve nei momenti delicati. Però ha dei giocatori sicuramente capaci di venirne fuori da questa situazione. Qual era la caratteristica della grande Juventus invece? La forza della Juventus del passato era che comunque all'interno del gruppo c'erano non c'era un leader soltanto, ce n'erano tanti, e quindi questo era dovuto al fatto che caratterialmente certi elementi, certi atleti erano molto forti. E il resto veniva da solo, in automatico. Allenatore dell'Arezzo, deciso da grande, vuole fare l'allenatore. Sì, Zoff, Cabrini, Tardelli, Gentile, Prandelli, poi Cucureddu. È un caso che sia passato tra pattoni dalle vostre parti? Molto, ha insegnato molto, ma non ha insegnato come il lavoro dell'allenatore. Per lui aveva questo grande entusiasmo, questo modo di concepire il mondo del calcio, e ha cercato di trasmetterlo perché aveva preso da lui questa situazione. Tra un attimo avremo in diretta Carlo Ancelotti, in diretta telefonica. Andrei un attimo da internet, da Dario Di Gennaro, per vedere che cosa succede nel sito ufficiale della Juventus. Allora, che aria tira? Fino a due ore fa, sul sito ufficiale della Juventus, nell'apertura del sito avevamo le dichiarazioni di Moggi: Ancelotti non è a rischio. E da un paio d'ore appunto invece il problema della Juventus si sposta al big match di domani, Juventus-Lazio, e l'attenzione è tutta rivolta alla sfida di domani. Scusa con l'aggredito, il signor Pino, ai quali manda i suoi saluti e le sue sentite scuse, pentito del gesto e del doppio danno sia come tifoso che come persona aggredita. Allora, volevo sapere da Zibi Boniek, ritornando al titolo di Tutto Sport, via tutti, è giusto oppure è troppo semplicistico? Ma sicuramente non si migliora una situazione dando via tutti, anche perché Juventus c'ha fior di campioni, c'è sicuramente qualche giocatore che in una situazione diversa può rendere alla grande, ci sono buoni attaccanti, buon centrocampo, in ogni reparto c'è qualche giocatore buono. Però io mi ricordo che l'anno scorso c'era un diverbio molto, molto acceso con signor Moggi, una trasmissione sportiva, proprio perché mi sono permesso di dire che ho detto vedo Juventus un pochino male perché è difesa abbastanza vecchia, non rinnovata e potrà avere problemi. Naturalmente poi Juventus ha giocato bene, la mia valutazione forse anche era un po' errata, però dovuta a tanti fattori, però quest'anno io penso che non cercando delle streghe, delle analisi strane, Juventus io ritengo che è una squadra che ha dei giocatori buoni e giocatori che stanno già d'altra parte, giocatori che sono più vicini alla fine della carriera. Ritengo che reparto difensivo è un reparto molto scarso, allora, questo... che va rifatto, rinnovato e forse non sono neanche colpa di giocatori, perché sono tutti ambiziosi, tutti ex grandi giocatori che vogliono giocare e danno meglio di se stessi, però non basta, perché l'età passa per tutte. Passa per Galeazzi, passa per te, per me, passa anche per i campioni. Allora, questo che Grazie. Tu hai appena detto, Galeazzi ringrazia, questa è la fine di quello che hai detto tu. Lo giriamo subito a Carlo Ancelotti. Buonasera, Carlo. Buonasera. È tutto vero quello che dice Boniek? Hai ascoltato? No, io devo fare... Visto che tutti criticano la Juve, non posso certo... mettere il carico da 11 anch'io. Io ho ancora grande fiducia nei giocatori che ho a disposizione, anche perché forse con troppa facilità ci si scorda quello che hanno fatto nel recente passato. È vero che adesso siamo in difficoltà, che subiamo qualche cosa in difesa, ma è anche vero che questa è stata la difesa nella battuta del campionato l'anno scorso, e quindi credo che ci voglia l'equilibrio giusto nel valutare le cose. Dopo è chiaro che in questo momento non è certamente felice, le critiche che ci piovono addosso possono anche essere giuste, però è altrettanto chiaro che non è che possiamo buttare tutto, perché non è certamente tutto da buttare.
Giampiero. Carlo non è vero che ha dato le dimissioni, hai corretto, mi sembra. Il no, cosa falsa. Ma come mai che tutti i giornali riportano invece una indicazione del genere, però... Questo non lo dovete chiedere a me, non c'è stata nessuna... Sei andato non vicino. Non c'è stata nessuna dichiarazione da parte mia, non c'è stato nessun contatto di questo genere con la società, si è parlato di tutt'altro. Anche sì. Perché credo che chi mi conosce sa che nelle difficoltà non è che le abbia mai abbandonate. In questi problemi ci siamo entrati e... sono entrato io, c'è entrata la squadra e io e la squadra ne vogliamo uscire. Quindi. Carlo, scusa Giampiero, ti fai un rimprovero particolare oppure è un insieme di fattori? Io credo che sia un insieme di cose. Noi certamente abbiamo pagato tantissimo le ultime due partite di Coppa dei Campioni, quando siamo in entrambe le partite non ci siamo presentati bene perché le abbiamo finite tutte e due in 9 uomini, questo è un dato abbastanza significativo, insomma, di un nervosismo che magari non si sa da che parte arriva, che però c'è stato e che ci ha penalizzato molto. Senti Carlo, un problema è Del Piero, è inutile nasconderlo. La convocazione di Del Piero adesso per incontro... Ma questo lo dici te, c'è un problema del Un problema, non dico negativo o positivo, un problema. C'è un problema. Lo so. Un problema Del Piero, insomma, non sta giocando come dovrebbe giocare, almeno in gran forma. Del Piero dalle ultime due partite era stato valutato molto positivamente, la partita che ha fatto con l'Udinese, che noi abbiamo perso oltretutto, e la partita che ha fatto a Reggio, aveva detto Del Piero in crescita, e adesso si... dopo la partita che ha giocato col Panathinaikos si ritorna a dire il problema del Piero. Non è del Piero, non è un problema, è un giocatore che gioca in una squadra con le difficoltà, ma le difficoltà non sono legate al rendimento di Del Piero. La giravo appunto, troppo facile. Caro, la giravo appunto sulla convocazione di Del Piero in nazionale, questo aiuta a recuperare psicologicamente, mentalmente? Non ho capito. Dico, la convocazione di Del Piero in nazionale... è stato confermato da Trapattoni nei 21, eccetera. Questo aiuta secondo te il giocatore nel momento grigio della squadra? Ma secondo me certamente sì, che in nazionale credo che abbia uno stimolo maggiore a fare le cose per bene. Poi magari non gioca. Ma questo... Trapattoni. Volevo sentire se c'era una domanda da parte di Vittorio Reggia, da Torino, lui vicino. Ma io sai... Carlo lo sento quasi tutti i giorni. Lo hai molto difeso oggi nei pezzi. Io no? L'ho molto difeso perché io credo che alla fine a pagare poi sia solo Ancelotti, e questo è purtroppo un brutto vizio del calcio, ma sarà inevitabile. Se non arriveranno i risultati Carlo Ancelotti diventerà responsabile di una preparazione atletica che nel primo mese è stata deficitaria, di un mercato che da 3 anni è deficitario e di tanti altri problemi. Io credo che Carlo abbia le sue colpe, come ce le hanno tutti. In che percentuale? Sentiamole, no? Com'è? In che percentuale ha le sue colpe Carlo Ancelotti? Io credo che Ancelotti abbia il 33,3% di colpe e il resto io lo divido tra chi ha gestito la preparazione atletica e chi ha fatto questa squadra. Sentiamo se Ancelotti è d'accordo, Vittorio, scusami. Ma no, io non posso... Almeno in parte con quello che dice Vittorio. Ma diventa difficile... Cioè, star qui a... mi sembra il De Profundis alla Juventus e per me è molto difficile perché io ho grande fiducia e sono convinto al 100% che questa squadra fa per forza sicuramente meglio. Ecco, purtroppo, è inutile nascondere, siamo molto amareggiati e dispiaciuti per l'uscita in Coppa dei Campioni, perché è per noi, per i giocatori, per la società molto importante. Però adesso dobbiamo anche credere nella nostra volontà di riscatto, che sarà sicuramente forte, perché questa è una squadra che ha carattere. Ciao Carlo. Io direi solo una cosa che vorrei ricordare, anche che Ancelotti ha allenato Reggiana, poi Parma, ha avuto all'inizio sempre un periodo difficile perché il suo gioco richiede un po' di tempo, magari Juventus non è, però sempre riuscita a fare tutto alla grande. Carlo, l'unica cosa che mi preoccupa è che nelle ultime 24 ore ho visto un dirigente tuo che ti ha confermato 100 volte, sai che questo quando accade... Per fortuna che arriva la Lazio domani, Carlo.
Ma è chiaro che poi Zidi allenato e quindi sa benissimo che il destino di un allenatore è legato ai risultati, anche se ho la fortuna, dico, di lavorare in una società che da questo punto di vista si comporta molto bene, insomma, nel senso che ti avvicina nei momenti di difficoltà. Questo si sa, si sa anche che le difficoltà in questo mestiere sono all'ordine del giorno, perché anche quando le cose vanno bene credo che dei problemi da sbrigare legati... Sabato oppure volevi una squadra io un po' più adesso magari sono un po' così, però credo che il fatto di giocare contro una grande squadra, il fatto di voler riscattare queste critiche che giustamente dico, ci piovono addosso, credo che arrivi al punto giusto. Non potevamo aspettarci di meglio, anche se l'impegno sulla carta sembra molto difficile, però credo anche che la Lazio dia stimoli che altre squadre non danno. Allora, Zibi, e sì, poi ti lasciamo, Carlo, andare, non credo a dormire. Ma volete fare una domanda tecnica? Perché devo dire onestamente che guardando Juventus l'anno scorso e quest'anno c'è molta differenza fisica, che la squadra che ha pressato, che ha corso, ha fatto presa in cultura offensiva, quest'anno non lo fa, una squadra che si è allungata. Non pensi che forse Del Piero come seconda punta con Inzaghi o con un altro e più copertura a centrocampo potrebbe dare più equilibrio alla tua squadra? Del Piero ha quasi sempre giocato da seconda punta, tranne le occasioni in cui è mancato Zidane. Questo rilievo credo che sia giustissimo, nel senso che noi abbiamo perso in questo periodo un po' di aggressività, la squadra non è più convinta e determinata come lo era l'anno scorso, e l'obiettivo sul quale vogliamo lavorare è proprio quello, insomma, di ritrovare prima di tutto compattezza difensiva che ci dia la possibilità di essere molto più aggressivi e di giocare meglio. Ecco, noi, grazie a Carlo Nesti, noi questi 25 scudetti raggruppati in varie epoche li rivediamo più o meno tutti. Da sempre al vertice della piramide, lassù, con lo sguardo solenne di chi ha gioito per un quarto di secolo, la Juventus può contare i suoi 25 scudetti, impagabili all'Oridi che ha conquistato mezza Italia, a furia di successi disseminati in oltre 100 anni di vita. Sostanzialmente, anche se certi schemi sono spesso meno convincenti di quelli predicati dagli allenatori, potremmo tentare di dividere in 5 parti questo lungo cammino verso la gloria, a partire dalla mitica squadra del quinquennio 1930-1935. Era l'epoca di Edoardo Agnelli presidente, Carcano allenatore, Combi, Rosette e Caligaris recitati come una sublime poesia, Ferrari, Cesarini e Orsi, laddove la storia strizza l'occhio e stringe la mano alla leggenda. Poi, nel dopoguerra, si fa largo il personaggio più significativo della meravigliosa avventura juventina, quella Giampiero Boniperti, che sarà in grado di conquistare 5 scudetti da giocatore e 9 da presidente, spiegando a tutti quanto valga il potere carismatico in campo e fuori campo. Con lui, a cavallo fra il 1950 e il 1961, si passa da Parola, Muccinelli, John Hansen, Carl Hansen e Prest ai 2 eroi da fumetto di Umberto Agnelli, tanto diversi e complementari da sembrare usciti dalla matita del più fantasioso dei disegnatori. Si chiamano John Charles e Omar Sivori. Fra il 1961 e il 1972, con l'unica eccezione dello scudetto di Heriberto Herrera, la Juventus soffre, ma la famiglia Agnelli non l'abbandona. L'avvocato si impegna scegliendo Boniperti come presidente ed ecco nascere il terzo periodo della nostra storia, quello dei successi di Bettega. Una prima infornata di 7 titoli tricolori, firmati da Furino e alla fine per lui come per Ferrari saranno 8. Causio, Anastasi, Zoff, Altafini, Gentile, Cabrini, Scirea, Tardelli, Benetti e Boninsegna scuote i vecchi equilibri del calcio. Quindi, sempre con Trapattoni superbo traghettatore dopo il Mondiale di Spagna, arriva Sua Maestà Platini, e nell'era di Rossi e Boniek, incredibile ma vero, anche i tifosi più anziani smettono di pensare a Charles e Sivori, perché l'asso francese ha una classe e un fascino assolutamente irresistibili. Quando lui se ne va nel 1987, torna il buio degli anni 60
e dovranno passare 10 anni prima che Lippi, con Umberto Agnelli, Moggi, Giraudo e Bettega registi, e Vialli, Ravanelli, Vieri, Inzaghi, Del Piero, Zidane e Conte esecutori, centri gli ultimi 3 scudetti della serie 900. Oggi, il 2000, attende che questa storia continui, una storia che ha incantato generazioni e inventato il pianeta a strisce. E allora, per consolare i tifosi della Juventus in questo momento difficile, abbiamo fatto rivedere i 25 scudetti, adesso con internet, rapidamente andiamo a vedere un sondaggio. Qual è stata la Juve migliore? Intanto Zibi ci anticipa, secondo lui, qual è stata la Juve migliore? La tua? Con molta franchezza devo dire che la squadra migliore è quella che riesce a ottenere successi sul campo europeo. Erano due Juventus, questa di Platini, di Rossi, Scirea, Gentile, sottoscritto, Juventus di Boniperti, e penso la prima Juventus di Moggi, Giraudo e Bettega, che in campo europeo si è fatto rispettare molto. Penso che questa è una squadra migliore. E il sondaggio che dice? Il sondaggio dice che non sono andati lontani dalle ipotesi di ZB, perché la Juve migliore, la Juve più forte, è quella di Trapattoni, Platini e Boniek, quasi il 50% dei nostri utenti. Al secondo posto la Juve anni 90 di Marcello Lippi e di Del Piero. Esatto. Allora, facendo sempre la spola tra la Juve di ieri e la Juve di oggi, vorrei una risposta quasi flash da Vittorio Reggia da Torino. Se la Juventus perde con la Lazio, che cosa succede al nostro amico Carlo Ancelotti, che abbiamo appena mandato a dormire? Mica dorme. Ma guarda, sta guardando la televisione. Ma guarda, io per Carlo Ancelotti mi auguro che la Juventus non perda, perché la situazione... Ma tu che pensi? Diventerebbe molto molto complicata. Io penso che questo sia davvero l'ultimo appello per la Juventus, e penso che lo sia per i giocatori di Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti ha un grande pregio, a mio avviso: scommette sulle persone e non tira mai indietro la mano. L'esempio ne sia Del Piero. Io credo che la cocciutaggine con la quale in certe circostanze questo allenatore ha difeso Del Piero, un giocatore che è stato in crisi, probabilmente un po' lo è ancora adesso. Spiega che fine hanno fatto, lo siamo andati a ritrovare. Vediamo. Che chi è? Adesso lo scopri. È una famiglia, è una... un ambiente, un modo di pensare che mi è congeniale. Io prima di essere giocatore ero un tifoso di questa squadra, perché la vedevo come un mito, come un ambiente da sogni. Giuseppe Furino, un pezzo importante di una Juventus vincente, è un record chiamato 8 scudetti, privilegio esclusivo condiviso solo con Ferrari nella storia del campionato italiano a girone unico. Beppe, ci prendiamo delle pietre, Sì, ma questo è il nostro lavoro, il tuo capo è il mio qua. Che è successo, Beppe? Mi sono stirato. Non sei molto amato a San Siro, mi sembra. No, ma d'altronde è la Juve che non è amata, quindi... Io in effetti rappresento un pochettino, non il simbolo, ma da tanti anni che sono a Juventus, quindi mi identificano. Ho avuto la fortuna di giocare con giocatori che avevano una grossissima personalità. Questo era forse l'aspetto più importante e fondamentale del nostro gruppo. Erano tutti giocatori di personalità che magari potevano avere dei momenti anche... Non dobbiamo essere retorici, la grande amicizia. Nelle squadre ci sono gli amici e non amici. Però quando si andava in campo eravamo tutti dei leoni, delle persone che eravamo dedicate esclusivamente alla partita, alla gara. Il presente di Furino significa ancora Juventus, perché resta uno degli osservatori più fidati del club bianconero ed un'attività nel campo assicurativo. Non vive di ricordi, ma nel suo caso è difficile dimenticare. Ma io mi vedo come nel primo periodo, con la baionetta tra i denti. Sarei un ipocrita se dicessi che non ho fatto un'entrata per far male. Quando si entra per far male.
Però è anche vero che non credo di aver mai fatto male a nessuno. Il rimpianto è un patentino di allenatore mai preso. Il ricordo del ritiro si lega a Boniperti. E lì era Boniperti che piano piano mi ha abituato a pensare a trovarmi un obiettivo come finale, dire ma ancora vuoi giocare, così era uno stilicidio continuo di una frase dopo l'altra, alla fine ho detto vabbè basta, smetti. Stavi dicendo Zibi che avrebbe giocato poche partite nel calcio di oggi, Furino? Non perché non fosse ma bravo. Il calcio è cambiato, Furino è stato un giocatore straordinario, molto coerente, aggressivo, poi come persona eccezionale, io personalmente ho imparato tantissime cose da lui, però il calcio è cambiato e guardate che questi centrocampisti difensivi che pressano, che menano, che rubano la palla, che sono aggressivi, sono quasi spariti in calcio di oggi, che squadre giocano molto più... Grande campione è stato. Grandissimo. C'era quel ragazzo che l'ha intervistato lì. Ci manava pure in allenamento. Grande giocatore di Scopa. E allora, abbiamo visto tutti gli squetti della Juventus, adesso andiamo a vedere le coppe dei campioni, quelle che sono andate bene e quelle che sono andate male. Immagini di trionfi e di sconfitte, di lacrime di gioia e di rabbia. Dalla Coppa dei Campioni alla più recente Champions League, la storia juventina è sicuramente ricca di emozioni. Si par trovare la Juventus a un passo dal tetto d'Europa, la prima sconfitta nel torneo arriva proprio nella serata decisiva. 29 maggio 1985, stadio Heysel di Bruxelles. Platini realizza sul rigore il gol della vittoria su Liverpool in una finale che regalerà alla Juventus la sua prima Coppa dei Campioni, ma che verrà ricordata soprattutto per la sua tragicità. 11 anni più tardi è Champions League, il mese è sempre maggio, il giorno 22, lo stadio l'Olimpico di Roma. C'è l'Ajax del glaciale Van Gaal, di Frank Ronald de Boer, di Davids, Litmanen e Kluivert. Saranno 120 minuti interminabili e il trionfo arriverà soltanto dagli 11 metri. Serata dalle forti emozioni, insomma. I tempi regolamentari si chiuderanno sull'1-1 dopo i gol nella prima frazione di Ravanelli e di Litmanen. Ma il grande protagonista sarà Peruzzi. Una sua parata sul rigore di Siloy e la successiva realizzazione di Jugovic tingeranno la Champions League di bianconero. Il ciclo europeo di Marcello Lippi non regala solo grandi trionfi. Nelle due edizioni successive la Juve sembra infatti cadere sotto i malefici di un incantesimo. Il 28 maggio 1997 a Monaco di Baviera Del Piero riaccende la speranza realizzando il gol dell'1-2, ma alla fine i bianconeri si arrendono contro i tedeschi del Borussia Dortmund. Un anno più tardi la cornice è quella dell'Arena di Amsterdam. L'avversario il Real Madrid di Panucci, Roberto Carlos, Seedorf, Redondo e Mijatovic. Proprio un gol del serbo regalerà la vittoria agli spagnoli e alla Juve la seconda delusione consecutiva. Allora, quello è uno dei tanti siti internet dedicati alla Juventus e naturalmente abbiamo messo a parte e da parte il nostro regista Massimiliano Massone, può far partire subito le immagini della tristissima, della tremenda notte dell'Heysel, 29 maggio 1985. Zibi c'era 15 anni dopo, senza retorica, che cos'altro possiamo aggiungere? Ma io direi che è chiaro, meno si parla di questa partita meglio è, anche perché era un evento straordinario, si giocava solo per questioni di sicurezza, poi alla fine si è vinto con un rigore su di me che forse anche non c'era, mancava mezzo metro così, però io quando parlo dei miei successi nel calcio, di quello che ho ottenuto, non metto mai Coppa dei Campioni, perché dico che questa partita fu speciale, direi non è che ci dobbiamo vantare di questa partita, non per colpa nostra, però è successo quello che è successo. Voi lo sapevate quando giocavate che c'erano state tutte quelle vittime? Ma noi purtroppo lo sapevamo, io devo dire ancora oggi, mi ricordo c'era un signore che l'hanno portato morto e poi dopo pochi minuti anche il suo figlio, anche lui morto mi sembra nella di Cagliari, era una cosa tremenda, una cosa che ti rimane per tutta la vita. Ho detto io non mi vanto mai di questo trofeo, mi dispiace molto perché penso che nelle circostanze normali potevamo battere Liverpool tranquillamente come l'abbiamo dimostrato 5 mesi prima o 5 mesi dopo, no? Adesso non mi ricordo, una partita di finale di Supercoppa. Esatto. Bene, possiamo tornare allora a fatti più normali, diciamo a fatti meno eccezionali, e passiamo
parliamo di Juventus. Parliamo della Roma. Parliamo della Roma. sei rimasto in ottimi rapporti con la Roma, no? Vivo qua. Con Roma, la Roma. Vivo qua. Sì, ma sei stato un ex juventino molto amato dai tifosi della Roma. Sì. Andiamo avanti, che Gian Piero vuole parlare di mezzo. No, io lo ascolto, piacevolmente. Tra poco lo rivediamo, Gian Piero. Ormai è una trasmissione dedicata a tutti i servizi che museo, ha fatto Gian Piero, sì, nel corso degli anni. Allora, vi leggo una dichiarazione di Umberto Agnelli, che è arrivata in serata. La Juventus è malata, si tratta di vedere se è raffreddore, influenza o polmonite. Poi si troveranno le cure giuste. Questo l'ha detto Umberto Agnelli, che ha detto anche la cura, poi se la devono trovare loro. Ci sono stati molti motivi, ci sono stati gli infortuni giocatori con i nervi un po' scoperti, non me l'aspettavo, spero che la cosa si rimetta a posto presto. Io credo la Lazio sarà un buon dottore, ci dirà se avrà raffreddore, polmonite. Ci porta sempre lì Gian Piero. Ma potrei essere non d'accordo una volta con dottor Umberto Agnelli, perché tutte queste tre malattie si cura solo con antibiotici, invece io penso che c'è bisogno di un'operazione. Allora, adesso voglio sapere, la battuta flash, che cosa, non ha ancora parlato su questo argomento in questi giorni il senatore Giovanni Agnelli, che cosa avrebbe detto? Zibi, in questi momenti lui riusciva a tirare fuori sempre una battuta, una battuta importante. Un uomo che c'ha un spirito eccezionale, non so. Va bene, mentre voi ci pensate, e ci pensa anche Vittorio Reggia da Torino, che l'ha seguito da vicino tante volte, noi con l'aiuto di Annalisa Angelucci abbiamo un po' raggruppato tante cose importanti e divertenti dette dall'avvocato Agnelli. Juventus che la soddisfa di nuovo? Sì, ma mi soddisfa sempre. Sempre? Sì, sempre. Sì. Anche quando andava male? Sì, ma succede di rado, no? Ha ragione lei, avvocato, succedeva di rado a quei tempi di inverni nevosi e palloni arancioni, quando la sua Juve, sotto le luci del comunale, sbaragliava il Liverpool per aggiungere alla bacheca una supercoppa targata Boniek. Il polacco segnava sempre sotto i riflettori d'Europa, lei lo disse e Zibi divenne per tutti il bello di notte. Ironia, classe, originalità. Nel corso della sua storia d'amore con la vecchia ma sempre elegante signora ci ha regalato sorrisi e parole, frasi che nessuno ha mai scordato. Prenda Roberto Baggio, ad esempio, uno che a Italia 90 lei conosceva appena. Baggio, quello che ha fatto l'ha fatto con molta classe, non ha avuto modo di fare molto, ecco. Nel 94 invece già lo conosceva bene. Dopo la gara con la Norvegia ai mondiali americani disse: mi è sembrato un coniglio bagnato, e il codino per tutti divenne tale. In seguito lo paragonò al pittore Raffaello, per Del Piero preferì invece le pennellate del Pinturicchio. E se il tozzo di panio ce l'ho messo, adesso aspetto chi mette il caviale e quanto ne mette. Ricorda, lo disse nel giorno in cui la Juventus vinse il suo 25esimo scudetto e la platea bianconera era in ansia per il contratto di Alex, che però da quell'anno non è stato mai più lo stesso. Come oggi a Del Piero è Godot. E mentre lei, avvocato, aspettava Godot, suo fratello Umberto ne parlava come di un cocco di mamma. Quando è arrivato era il cocco di Boniperti, poi è stato il cocco di tutta la stampa, di voi tutti, poi di tutti i tifosi. Ci mancherebbe altro che non lo fosse anche di sua madre. Sincero, come sempre stato, anche a rischio di sembrare eccessivamente tifoso. Pensavamo fosse invidia la sua quando nell'estate del 97 così commentò l'acquisto interista di Ronaldo. È difficile fare tutti i grandi affari. Non sono convinto che sia un grande affare. Ma io credo che è un grandissimo giocatore, credo che è il più grande giocatore che c'è oggi. E certo il più grande attaccante. Ma non è detto che con questo si debba vincere tutto. In realtà è il resto del mondo a invidiarle quel modo così speciale di essere juventino. Pensi, solo lei è riuscita a portare l'ex presidente sovietico Gorbaciov al comunale. Ho voluto conoscere questa squadra perché ha vinto per il compleanno d'Agnelli, disse in quel giorno di marzo del 95 Gorbi. Io gli ho detto che non basta che vinca una volta all'anno. E oggi che quella gloriosa maglia bianconera si confonde con il grigio della recente storia, ci piacerebbe rivedere quella stessa forza con cui in un altro triste giorno di Atene, ai microfoni di Gian Piero Galeazzi, così difese i colori della Juventus. Secondo lei perché la Juventus ha giocato così male? No, non ha giocato male. Almeno il primo tempo. No, non sono d'accordo. La Juventus ha giocato piuttosto bene, ma gli altri sono molto forti. Allora, eccoci qua con Zibi Boniek, che ha un minuto per raccontarci un'altra grande battuta dell'avvocato Agnelli. Ma avete chiesto una battuta, io penso, che una spiritosa era questo, che quando Zoff ha smesso di giocare a calcio ha fatto preparatore di portieri. Per primo anno Tacconi andava alla grande.
Poi l'anno prossimo Dino si è andato, mi sembra, all'area nazionale U21, è venuto un altro preparatore dei portieri e Tacconi in prime 3-4 partite ha subito 6-7 gol, diciamo anche con qualche papera. Era uscito a 9 colonne, Stefano dice mi manca Zoff, vuoi dire che un pochino ha offeso quello che lo allenava, allora aveva avvocato a Villa Alperosa e vede Tacconi dice senti Stefano, ho sentito che ti manca Zoff, sapessi quando mancano, questa era bellissima. E questa fu una grande battuta. C'è un sito su Zibi Boniek addirittura? Sì, abbiamo trovato qualcosa in internet? Non credo. C'è un sito, un fan club della Juventus e fra le leggende del passato annoverano anche Zibi Boniek con una scheda biografica in inglese. Come bello di notte. Del bello di notte. Come bello di notte. Bene, un altro personaggio importantissimo, forse qui non rivedremo grandi interviste di Galeazzi perché abbiamo messo solamente gol, è stato Michel Platini. Allora, una definizione per Michel Platini da Vittorio Reggia. Immenso. Gianpiero? Manca anche lui alla Juve in questo momento. Direi di sì. Con qualsiasi veste, no? Presidente, giocatore, allenatore, facente funzione di qualche cosa, no? Direi di sì. Ed ecco che partiamo con un po' di gol. Allora, la definizione tecnica la fa Zibi. A Giampiero quella dell'uomo poi in caso. Michel era straordinario come giocatore perché partiva da molto lontano, era molto bravo sia nel colpire palla di testa ma soprattutto negli inserimenti dietro due punte, non perdonava mai davanti alla porta, era molto, molto freddo, poi ha avuto una straordinaria capacità di nonostante di essere migliore di lasciare spazio a tutti quanti, era un po' chiuso nei rapporti, con noi ci scherzava che ero come francese, c'è una certa distanza. Straordinario, adesso diciamo che è rimasto nell'ambiente del calcio, lavora per la FIFA, poi si vediamo, guardate. Fa delle cose interessanti. Delle cose allucinanti. E le interviste con Platini com'erano, Giampiero? Divertenti? Erano molto divertenti perché lui era sempre l'ultimo ad uscire dagli spogliatoi perché sapeva che era il più atteso, però devo dirti che è stato un grande, veramente il re del calcio, è venuto qui che era già un grande campione, però la Juventus ha imparato a vincere come altri campioni di calcio, lo stesso Boniek ha imparato a vincere in Italia, anche se è chiaro, per vincere ci vuole una struttura, una società, 10-11 giocatori mentalmente buoni. Io parlo. Chiaro, mentalmente è chiaro, ma io da questa Juventus, in quale ho giocato là, da Boniperti, Trapattoni... E da questi giocatori anche Michel la stessa cosa, era un grande campione ma gli mancava forse quella filosofia della vittoria a tutti i costi che non aveva col suo calcio champagne, gli mancavano i compagni che ha trovato nella Juventus, ha trovato un po' di calcio barbella poi però era grandioso e anche adesso che occupa altri ruoli devo dire che è grandioso e si dice, non so, almeno qualche anno fa ho sentito che il suo futuro potrebbe essere anche nella Juventus, potrebbe essere un grande vantaggio per la Juventus, ecco. Certo, allora è passata già da qualche minuto la mezzanotte e domani, come ci ha ricordato più volte Giampiero, c'è Juventus-Lazio. Allora io intanto andrei a sentire Eriksson. Ben